Se l'arte dice l'indicibile, io sto parlando del luogo dove è detto l'indicibile che tale rimane. Credo che questa affermazione di Bonalumi renda perfettamente l'idea di quello che è stato il suo sodalizio con Gillo Dorfles, quel critico d'arte che ha postulato il principio stesso, ha concepito l'idea stessa di pittura oggettuale, perfettamente incarnata e interpretata proprio da Bonalumi, e di cui l'opera Bianco del 1967 è una delle più rappresentative, esaustive, eloquenti rappresentazioni, ovvero quell'idea di superamento della pittura, o se vogliamo di pittura totale, dove il supporto, i materiali, la struttura stessa dell'opera diventa parte integrante, significativa e rappresentativa dell'opera stessa. Quest'opera è particolarmente importante anche per un'altra ragione, se vogliamo prestare attenzione all'anno in cui è stata eseguita. È di quel 1967 che è stato per Bonalumi un anno particolarmente importante. È l'anno della mostra epocale, possiamo dire, lo spazio dell'immagine a Foligno, ma è anche l'anno in cui Bonalumi attraversa l'oceano e per la prima volta espone le sue opere alla Galleria Bonino di New York, dove per l'appunto era esposta e da cui proviene quest'opera. Nel 1967 l'esperienza del gruppo Zero, della Zero Zone, si era da poco conclusa, ma l'importanza per Bonalumi non si era certo ancora esaurita. Vorrei quindi concludere con una frase del suo ideatore di Otto Pine, che dice: zero è silenzio, zero è inizio, zero è rotondo, il sole è zero, zero è bianco.